tutorial per insegnarvi oggi a fare una collanina molto carina fatta a spicchietti come se fossero grappolini. La trovo molto carina soprattutto perché a me piace abbinare molto molti colori ed è molto molto facile da fare. Semplicemente servirà un filo come in questo caso, o potete scegliere quello che volete voi. Filo egiziano, va bene, puro cotone, è del 12. Il 12 ovviamente l'ho scelto bianco perché questo avevo, ma voi potete scegliere nello stesso colore della perlina, anzi, sarebbe l'ideale. In questo caso io ho scelto queste perline perché il giallo proprio mi manca. Come voi saprete, il giallo ho già detto che non mi fa impazzire, però è molto solare, quindi ogni tanto mi capita di mettere qualcosa e dico: caspita, mi manca il giallo qui, mi manca il giallo là. E quindi suggerisco sempre di fare tanti colori che così riusciamo a abbinare un po' dappertutto. Allora, io ho fatto un filo lungo 2,5 m. Ovviamente il filato lo potete fare lungo come volete voi. Io preferisco farne sempre un po' di più che un po' di meno, semplicemente perché poi dipende dalla vostra mano e che uncinetto usate e vi verranno fuori insomma un po' più lunghi, un po' più corti. Poi dipende anche dal tipo di perlina. Questa è una perlina molto piccola di 4 mm, ma ci sono anche quelle più grandi, quelle più piccole, insomma potete fare come ne avete voglia. Io consiglio sempre quindi per non rimanere senza perline o per fare un filo troppo corto che abbiamo già lavorato, un trucchettino se per caso vi manca un po' di materiale per finire la lunghezza della collana che vi piace a voi, di infilare nella parte finale dove avete dall'altra parte dove non avete lavorato, di fare una bella metratura anche qua. Ovviamente qua adesso è attaccato qua, non lo rompo perché mi servirà un po' di filato per lavorare, ma alla fine se vedete che non riuscite, semplicemente attaccate le perline da qua, quindi lascerete un bel po' di cordicina, attaccherete un bel po' di perline in base a quelle che vi mancano, semplicemente conterete quanti grappolini vi mancano, ogni grappolino sono 7, in questo caso sono 7 perline. E fate una misura più o meno di quello che vi serve. È molto semplice e molto facile. Adesso vi faccio vedere come si fa. Allora, in questo caso noi useremo l'uncinetto numero 1,30 mm. Andremo a fare il nostro semplicissimo cappietto. Andremo a fare 2 catenelle per fermare il filo, prenderemo le nostre prime 7 perline e le chiuderemo a cerchietto, quindi 2, 4, 6 e 7. Semplicemente le avviciniamo al lavoro, prendiamo il nostro filo e chiudiamo a cappietto. Semplicemente così. Anche se il lavoro è morbido, non vi preoccupate perché vi insegno come fare. Una catenella e stringete il lavoro. E si chiude benissimo. Andiamo a prendere altre 7 perline, 3, 6 e 7, e faremo la stessa cosa. Quindi andremo sempre a chiudere il nostro, diciamo la nostra gocciolina, ecco, una catenella, stringiamo e così continuiamo per tutti i giri. Se volete, potete fare anche più di una catenella, potete farne anche 2 di catenella, tanto il filo è molto sottile, quindi si vedrà poco nel risultato finale, però vi darà un po' più di spazio per gesticolare. Ne faccio un pezzettino e poi vi faccio vedere come viene. Ecco amico, io sono andata avanti ancora un pochino e vi faccio vedere come viene il lavoro. È molto carino, lo trovo molto molto carino. Avevo deciso di fare
questo collanina, semplicemente con un filato da cotone normale dove ci si può fare tanti lavoretti all'uncinetto, semplicemente per un motivo: per usare il nostro filato che abbiamo in casa di avanzo, semplicemente per non andare a comprare dei cordoncini che sono, diciamo, non costosissimi, sono anche abbordabili, però era giusto per riutilizzare il materiale che abbiamo in casa. Ovviamente ci sono certi materiali che sono anche molto belli da vedere, tipo il laminato, che è stupendo, fa già collana soltanto lavorare un uncinetto laminato come collanina, figuriamoci se ci mettiamo le perline, però semplicemente cerco di usare del filato di avanzo. In più questa collanina l'ho pensata per non usare neanche le chiusure, che anche quelle sono una spesa in più per le nostre collanine. Ecco, diciamo che possiamo chiamare questa collanina una collanina un po' povera di abbellimenti che si usano di solito per le collane. Sono più collanine casual, io le trovo molto fini, anche perché io ne avevo fatta una color turchese, fatta così, e l'avevo abbinata con un vestito, e avevo trovato un vestitino di con le costine nero, molto carino. E insomma, facevo un figurone, era stupenda, cioè proprio una cosa molto semplice messa su un vestito molto elegante, ci stava benissimo, non pensavo. Poi avevo anche gli orecchini che rispecchiavano quel colore lì, non li ho fatti io, li avevo trovati sul mercato, quindi ci stava benissimo. E niente, praticamente ho pensato questa collanina giusto per fare una cosa molto semplice e molto economica. Quindi usiamo semplicemente alcuni accessori come le nostre perline e alcuni accessori come il filo di avanzo e basta, quindi senza chiusure, senza fili, cordoncini particolari e quant'altro. Vi faccio vedere come la chiudo, adesso ve lo faccio vedere giusto per velocizzare un attimino. Ovviamente voi prendete tutta la misura che vi serve, io poi la continuerò dopo. Vi serve tutta la misura che vi va bene a voi, quindi lunga come vi va bene, soprattutto che vi passi per la testa, quindi stringete la cerchietto e mettetela e vedete se vi passa per la testa. Io di solito le faccio un po' più lunghe, quindi mi passano tranquillamente per la testa. Poi per la chiusura fate una sola catenella, andate a prendere in qualsiasi modo, la prendete a destra, a sinistra, andate a prendere semplicemente la prima parte lavorata, praticamente questa parte qua, la prima catenella che abbiamo fatto, e gli infilate dentro l'uncinetto qua, subito dopo il cappietto. E prendete il filo che ovviamente adesso si è intorcigliato, sono cose che capitano. Ma non succede mica niente, ripetiamo il tutto. Potete infilarlo anche dentro qua, volendo, però io ho incominciato da qua e finisco da qua, che mi piace di più. Prendete il filo, come vi dicevo, lo fate uscire dal cappiettino iniziale e lo chiudete a maglia bassissima. Stringete un po' il lavoro, fate ancora una catenella di chiusura e tirate il filo. Qui il filo semplicemente lo tagliate e il filo che vi rimane gli fate due o tre nodini, lo fermate con una puntina di attac, qua si formerà un nodino piccolissimo che non si vedrà neanche, gli metterete una puntina di attac o se volete anche colla a caldo. Adesso io vi ho fatto vedere praticamente il mio campione,
e io lo trovo molto molto carino. E io vi saluto, ci vediamo alla prossima, ciao!